Una commissione nazionale di vigilanza per dare impulso alle bonifiche nell'area di Bagnoli, quale base fondamentale per la costruzione del progetto di sviluppo dell'area dei Campi Flegrei. E questa è l'iniziativa di Città Nuove Campania presentata stamani alla stampa dal responsabile regionale Salvatore Ronghi. Bagnoli è un'area di interesse nazionale che rappresenta, oggi più che mai, l'emblema del riscatto del Sud e delle tante inefficienze e ritardi politico-amministrativi causati dal centro-sinistra, su quali gravano le pesanti responsabilità di aver perso l'enorme occasione di rinascita e sviluppo del territorio. Nello specifico, lo scopo della Commissione Nazionale di Vigilanza è quello di acquisire i dati relativi all'assegnazione degli impegni e delle liquidazioni delle risorse ad oggi assegnate per lo sviluppo di Bagnoli. Verificare, fermo restando il sequestro in atto, gli esiti delle bonifiche per la relativa programmazione delle stesse. Il piano delle bonifiche è collegato al progetto di sviluppo dell'area, come ha affermato Salvatore Ronghi ai nostri microfoni. Non mi fido affatto né del sindaco di Napoli ma neanche dei cosiddetti vigilanti della regione Campania, e adesso che potrebbero arrivare altri 200 milioni di euro per le bonifiche di Bagnoli, dopo tutti i rinvii a giudizi dei giorni scorsi per questo stesso episodio e dopo aver atteso 30 anni per il rilancio di Bagnoli, non vorrei che anche questi 200 milioni andassero laddove non sono previsti. Allora noi chiediamo una commissione nazionale, perché Bagnoli è una questione nazionale, che vigili non soltanto sulla qualità della spesa e sul buon esito della stessa, ma che faccia rispettare il cronoprogramma. Io non vorrei aspettare altri 5 anni per portare a compimento queste bonifiche.